Buongiorno. Io farei subito un paio di proposte. La prima è giornalista, se si mettono di fianco, noi lasciamo che i cittadini possano vedere questa inaugurazione, grazie. Mi farei qua il ministro Vincà, prego. I sindaci presenti. I sindaci presenti. La vicepresidente De Berti. Allora facciamo in modo di non coprire. Ciao, il presidente della provincia di Belluno, l'assessore Bottacin. Allora, scusate, se uno chi parla per primo c'è sempre la rogna di organizzare un po' la roba. Tanto facciamo in modo che i bambini siano di sì, si mettono noi esatti, no? Potremmo metterci. Non so mai il metodo. Ecco qua, allora, un grande applauso intanto ai bimbi che ci hanno ricevuto questa mattina della scuola Don Bosco, e grazie bimbi. Questi sono tutti applausi per voi, ricordatevi gli applausi, eccoli qua. Ecco, grazie. Poi i bimbi questa mattina mi hanno donato tutta una raccolta di disegni, l'ho vista, e vi annuncio già che diventerà parte integrante della mostra dei disegni di bambini del Covid, e quindi verrà esposta in tutte le città del Veneto già da ottobre di quest'anno, quindi grazie anche per tutti i disegni. Brevissimamente, saluto ovviamente la Presidente RFI e la dottoressa Mazzucchi e ovviamente la dottoressa De Filippis come esattamente la qualifica direttore del trasporto regionale di Trenitalia e ovviamente il ministro Vincà, tutti i presenti, i sindaci. Ragazzi, allora facciamo così, se state buoni vi facciamo salire sul treno e incontrare il macchinista. Silenzio un po'. Tutti buoni. Allora no, volevo dirvi, per me c'è una giornata emozionante perché stiamo parlando, lo chiedono spesso i giornalisti, ci chiedono ma qual è il senso di questa giornata? Guardate, siamo davanti a un treno che andrà a sostituire la vecchia Littorina, definiamola così, a gasolio, stiamo parlando di una assoluta novità, stiamo parlando di una macchina che è modernità, che potete trovare nelle metropoli in giro per il mondo, è assoluta modernità, che guarda in prospettiva a tutti gli investimenti e iniziative che stiamo facendo in questa provincia. Pensate solo che nel 2026 avremo l'opportunità di avere le Olimpiadi. Le Olimpiadi sono un altro salto di qualità per questo territorio. Tra l'altro io dopo partirò da qui, non mi tratterò fino alla fine, andrò in ospedale per altre inaugurazioni che faremo anche qui su Belluno la prossima settimana a Feltre. Vi dico che era la realizzazione di un sogno, sembrava quasi impossibile pensare a un treno elettrificato fino a Belluno e pensare a tutto quello che poi ne concerne. Pensate solo che oltre al risparmio di 13 minuti nel percorso da Venezia a Belluno non avremo più la rottura di carico in quel di Conegliano e quindi potremmo finalmente dire che ci sono treni diretti che faranno la tratta Belluno-Venezia e Venezia-Belluno. Detto questo, voi sapete in queste ore siamo ormai pronti anche con quello che è il nuovo progetto del treno delle Dolomiti. La vicepresidente De Berti che è qui la prossima settimana incontrerà la comunità. Voi sapete che abbiamo fatto tutti gli studi possibili e immaginabili, la sostenibilità eccetera, ci sono sostanzialmente le due ipotesi, Valdansier e Valvoide, quindi due percorsi che peraltro potrebbero anche in senso un po' più, come si può dire, progettuale integrarsi anche tra di loro, ce la vediamo con una progettazione che si va a integrare. Poi c'è questa new entry, no, di una proposta della Gordino, che secondo me non è da scartare, da valutare in un'ottica generale, però è pur vero che poi il territorio dovrà fare una sintesi assieme alla vicepresidente, ma in particolar modo i tecnici che si intendono di queste infrastrutture, e poi dobbiamo iniziare a partire. Ricordo che già allora
con il ministro Del Rio quanti anni fa? Nel 2018? 2016 firmammo il primo accordo, l'idea partì appunto da noi, dall'amministrazione regionale. Come al solito viene sempre presa come una buttata, però noi le cose le diciamo, le facciamo. Vi ricordo solo che quando parlai per primo di Olimpiadi i sentimenti erano dal sorriso alla presa in giro. Oggi noi siamo sede mondiale per le Olimpiadi 2026. Chiudo ringraziando tutti quelli che hanno lavorato per quest'opera e chiedo un grande applauso per i lavoratori, per gli operai, tutti quelli che sotto il sole, al freddo, insomma, si sono dati da fare per realizzare questo, quindi un applauso meritato a tutti loro. Grazie. RFI, alla dottoressa Mancuspi per cui a rappresentare appunto tutta questa iniziativa, ovviamente alla dottoressa De Filippis per Trenitalia, perché poi loro sono quelli che noi stressiamo, no? Per gli orari, per la pulizia dei treni, per l'efficienza, quindi grazie, perché voglio ricordare che i treni in Veneto superano la puntualità dei treni giapponesi, lo possiamo dire senza problemi, statistica internazionale. E quindi grazie anche per questo salto di qualità, perché 10 anni fa quando è iniziato non c'era proprio così. E quindi grazie. Voi sapete, ed ho chiuso, che l'accordo che noi abbiamo fatto con Trenitalia ci ha permesso di ammodernare tutto il parco macchine. Ciò vuol dire che l'età media al 2022, quando verrà completata la fornitura, quanti treni sono? 78 treni nuovi. L'età media dei treni in Veneto sarà di 5 anni. Pensate che sono regioni che passano i 20 anni di età media. Questo a dimostrazione anche di come si sia portato avanti in questi anni questa strategia. Adesso si tratta solo che di continuare con gli investimenti, di trattare bene questi treni, di non imbrattarli, di non distruggere i bagni, insomma le solite robe che magari ci ritroviamo, e poi si va avanti ancora. Grazie ancora e buona giornata a tutti, e grazie per essere qui. Grazie.